Allora, a titolo di esempio del fatto che stavamo dicendo prima, cioè che le altre configurazioni non risentono di questo effetto Miller, e anche per vedere insieme un'altra applicazione del metodo delle costanti di tempo, ci soffermiamo un attimo sulla sovraesposta a alta frequenza dell'amplificatore a collettore comune. Iniziamo con disegnare uno schema per questo amplificatore. Consideriamo uno schema molto semplice, quindi con il connettore direttamente all'alimentazione. E quindi quello che vogliamo vedere è semplicemente la determinazione della pulsazione di taglio superiore di questo amplificatore. Il taglio inferiore, metodo delle costanti di tempo di cortocircuito, dovreste diciamo, essere in grado assolutamente di farlo da solo. Vediamo questo a titolo di esempio di un amplificatore che non ha l'effetto Miller. Quindi analisi per alta frequenza significa considerare il modello comprensivo delle capacità. R0 va da scuro. Quindi il modello del transistore è questo e attorno c'ho la rete. Stiamo considerando solo l'alta frequenza, quindi le capacità esterne sono già diventate dei cortocircuiti. Collettore comune, quindi questo terminale qua sta a massa, d'accordo? Ora, come vi dicevo prima, vedete che poiché questo terminale sta a massa, questa capacità CMU si trova tra questo terminale e la massa, quindi io la posso togliere da qua dove l'ho disegnata e disegnarla tra questo punto e la massa e non cambia niente. Allora io lo ridisegno così il circuito, quindi sposto questa capacità e annullo l'effetto del generatore perché voglio andarmi a calcolare le costanti di tempo. Quindi quello che ottengo è una rete che è fatta così. Questa è R-sigma. La resistenza R con media da base. La capacità CMU che viene tra base e massa.
La resistenza è R pi greco, che ha in parallelo la C pi greco. Poi che cosa dovrei disegnare? Questa l'ho spostata, dovrei disegnare la R con L qui sotto e il generatore di corrente. Però in questo caso a me che cosa mi conviene fare? Mi conviene utilizzare la regola della riflessione e quindi qua sotto io vado a considerare semplicemente la R con L moltiplicata per 1 più beta. Quindi il generatore di corrente non lo considero e il suo effetto lo vado a considerare moltiplicando la resistenza che ho sotto l'editore per il termine 1 più beta. Se non ve lo ricordate, mettete la rete normale e alla fine svolgete comunque i calcoli, i risultati come al solito saranno uguali. Però questo è proprio uno di quei casi dove è assolutamente conveniente semplificare la rete. Quindi da qui io posso valutarmi le costanti di tempo per trovarmi la omega con H. E quindi a chi sarà pari? Alla capacità Cmu per la resistenza equivalente che io vedo ai capi della capacità Cmu più la capacità Cpi greco per la resistenza equivalente che io vedo ai capi della capacità Cpi greco. Quando vado a considerare una capacità, l'altra deve essere un circuito a corto. Metodo delle costanti di tempo a circuito. Quindi, quanto varrà omega con H? Cominciamo dalla capacità Cmu. Qual è la resistenza che io vedo tra questo punto e questo, quando questa capacità è aperta? Io che cosa vedo qui? Vedo che questa e questa stanno direttamente in parallelo alla Cmu. E da quest'altra parte che ho? Ho semplicemente la serie di questi due che sta in parallelo alle altre. Quindi tra qua e qua la resistenza complessiva che io vedo non è altro che la R sigma parallelo R con B parallelo la somma di R pi greco più R con L per 1 più beta. Questo è il primo termine della somma. Più, che cosa vedo ai capi della capacità Cpi greco? Qual è la resistenza che io vedo tra qua e qua? Tra qua e qua io che cosa ho? La Rpi greco direttamente in parallelo, a cui devo aggiungere che cosa? Questa qui è aperta, queste due stanno in parallelo e il parallelo sta in serie con questa resistenza. Quindi in definitiva io che cosa ho? Ho Rpi greco in parallelo con R sigma parallelo Rb più RL per 1 più beta. Al di là, diciamo, dei termini resistivi che si calcolano, si tratta di fare serie parallele di resistenze, la cosa importante è che vedete che le capacità sono con il loro valore, non risentono di nessun effetto moltiplicativo. Quindi, presumibilmente, la risposta in frequenza, diciamo, la estensione alle alte frequenze di questo amplificatore è sicuramente molto maggiore di quello dell'emettitore comune. Il problema qual è? È che questo è un guadagno, lo sappiamo, è un collettore comune, come tre in comune, hanno un guadagno che quando va bene approssima l'unità. Quindi vuol dire che io
se voglio un amplificatore a larga banda e con un certo guadagno, devo mettere insieme più cose. Allora, una configurazione tipica che si vede, che si utilizza in questo caso, che è la configurazione Cascode, vi fa, diciamo, capire meglio questo concetto. Questo tipo di configurazione, il Cascode, si può fare sia con i transistori bipolari che con il MOSFET. Noi lo vedremo con il transistore bipolare, ma è esattamente la stessa cosa. Tra l'altro, questo amplificatore qua sarà l'oggetto, diciamo, dell'esercitazione di lunedì. Ora, io lo disegno come è riportato sul vostro libro, che analizza questo amplificatore a partire da una struttura molto semplice, che, diciamo, tralascia in qualche maniera la rete di polarizzazione per concentrarsi sull'aspetto della risposta in frequenza e del guadagno. Quando poi lo facciamo l'esercitazione, invece, sarà completo di tutta la rete di polarizzazione. Il vostro libro lo disegna così, io ve lo disegno e poi dopo lo commentiamo. Quindi questo qui è il Cascode. Oltre a questo esistono anche tante altre strutture, diciamo, complesse, che hanno questa caratteristica di presentare un elevato guadagno e un'elevata banda passante. Noi vedremo questa, ma sul libro ne trovate un certo numero. Perché dico che il vostro libro ne dà una versione semplificata? Perché vedete, in questo disegno, in qualche maniera, io ho immaginato che cosa? Che i condensatori, che io so che stanno qua e qua, mi sto concentrando direttamente sulle medie frequenze, quindi li ho considerati già dei punti, non li ho proprio disegnati. La polarizzazione viene fatta con un generatore di corrente che dall'alto impone una corrente di collettore in questo transistore. Questo transistore qua, in che configurazione è montato il Q2? Se guardate bene, qui che cosa ci sta? Io ho scritto V-bias, cioè qui ci sta una tensione DC che serve a polarizzare questo transistore. Quando io vado a fare il modello a piccolo segnale, poiché i generatori DC li devo spegnere, la base di questo transistore si trova a massa. Quindi dal punto di vista del segnale, questo qua è un base comune, d'accordo? Quindi voi ci avete qui Q2 che è montato a base comune e il carico io me lo vado a posizionare sul collettore del transistore che sta a base comune. Il transistore Q1 invece, lo vedete, io ci ho messo direttamente l'emettitore a massa, quindi questo qua è un emettitore comune. Quindi io il segnale lo metto sull'emettitore comune e l'uscita la vado a prendere sulla base comune. Quindi questo qua è un emettitore comune. Quindi il Cascode non è altro che, diciamo, una configurazione che prevede l'utilizzo, questa volta non multistato uno dietro l'altro, ma è una certa struttura di un emettitore comune e di una base comune.
quello che vogliamo dimostrare, poi voi lo farete l'esercitazione su una rete completa, diciamo, di ogni pezzo, è che io con questa struttura riesco ad avere sia un guadagno elevato che una risposta in frequenza che non risente dell'effetto. Allora, come prima cosa, andiamo a vedere il guadagno alle medie frequenze di questo amplificatore, ma più che numericamente, perché da lì si capisce poi da dove originano le proprietà di questa struttura. Chiaramente qui c'è qualche, diciamo, complicazione in più. Perché? Perché per andare a studiare il guadagno di questo amplificatore io devo andare a considerare due modelli di transistori e poi li dovrò disegnare così come stanno montati nella rete elettrica. Quindi io devo partire da due circuiti. Il primo, diciamo, V1 E1 C1, che mi rappresenta il transistore Q1, e poi ci avrò un altro circuito dove ci avrò V2 connettore di 2, l'emettitore di 2, che mi rappresenta il transistore Q2. E poi questi due io li devo collegare così come viene fuori dalla rete elettrica. Vi voglio far notare una cosa: io qui ho utilizzato dei pedici RP1, GM1, R01. Lo faccio per semplicità. In realtà, se voi ci pensate, quando io impongo la corrente DC in questo transistore, questa corrente passa nel collettore, nell'emettitore, e diventa la corrente di collettore anche del transistore di sotto. Cioè questi qua è come se stessero in serie, quindi la corrente di polarizzazione è la stessa. Questo che vuol dire? Che i parametri differenziali sono uguali, perché i parametri differenziali come si calcolano? VT su IC, IC su VT. Quindi se le correnti sono le stesse, le correnti statiche, i parametri differenziali sono uguali. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che RP1 è uguale a RP2, G con M1 è uguale a G con M2, R01 è uguale a R02. A parità di corrente i parametri differenziali sono uguali. Però poiché io devo distinguere in qualche modo le parti, ci metto un pedice. D'accordo? Quindi la corrente che circola qua dentro è la stessa. A questo punto questi due transistori li devo collegare così come stanno nel disegno. Quindi che cosa devo fare? Alla base di Q1 ci devo mettere il generatore di segnale. Quindi qua io ci devo mettere R-Sig di Signal. Poi che cosa devo fare? Il collettore. Che fine fa il collettore di Q1? Il collettore di Q1, che è questo, sta collegato con l'emettitore di Q2. Quindi questo qui sta collegato qua. La base di Q2 per il segnale sta a massa, perché V-bias è una tensione DC, e quindi quando vado a considerare il segnale, quella tensione diventa 0. Al collettore di Q2 io ho collegato il carico, e quindi la tensione di uscita è quella che sta tra collettore e massa.
Vedete, il circuito non è proprio banale. Per cui per farne un'analisi, diciamo, qui l'emettitore va a massa, per farne un'analisi un po' più gestibile, trascuriamo le R0 e poi lo vado a disegnare mettendo questa resistenza verso il giù, che è, diciamo, più semplice da analizzare, quindi lo vado a ridisegnare in una maniera che mi è più familiare. Quali sono, diciamo, i terminali, perché questo mi serve per capire meglio poi quello che succede. Quindi questa è la fase del secondo. R0 e aver girato questa resistenza verso il basso, per cui la TY2 è orientata con il verso positivo sulla massa. L'ho solo ridisegnato. Come prima cosa calcoliamoci il guadagno, quindi mi voglio calcolare il rapporto tra V0 e V-signal. Che cosa mi devo calcolare? V0. V0 è la tensione ai capi della resistenza R con L, quindi come al solito R per I cambiato di segno. Quindi è meno G con M 2 V greco 2 per R con L. Io ho un'espressione dove mi compare la V2, cioè questa tensione qua. Io questa la devo mettere in relazione con questa tensione che ho qua giù, ok? La tensione del generatore. Allora, che cosa posso fare? Comincio a fare questo. Per trovare un legame tra le varie tensioni del circuito vado ad analizzare questo nodo qua. Che cosa ho in questo nodo qua? Ho una corrente che entra, qui ho una tensione in questo verso, quindi avrò una corrente positiva verso l'alto, e ho una corrente che esce, che è questa qua. Quindi io posso scrivere a questo nodo, che è l'emettitore del secondo transistore, il bilancio delle correnti, ok? Quindi posso scrivere che la somma di questa più questa corrente è uguale a quella che esce da qua. Quindi che cosa ho? Che G con M 2 di greco 2 più questa corrente qua, che è V di greco 2 su R di greco 2, è uguale a G con M 1 di greco 1. Ok? Ho scritto il bilancio delle correnti. Quindi che cosa ottengo? Che VY2, se vado a fare dei conti, che cosa ho? Se faccio il minimo comune multiplo, qui ho R per G che è beta,
più 1 su r pi greco 2 è uguale a g con m1 per b pi greco 1. R pi greco 2 lo porto di qua, che cosa c'ho? Anche qua c'ho il beta, g per r è sempre beta. Quindi in definitiva io che cosa ho? Che b pi greco 2 è uguale a beta diviso beta più 1 per b pi greco 1. Ok? Ora, beta è molto alto in generale, quindi beta su beta più 1 è praticamente 1. Che vuol dire? Che io, diciamo, posso ritenere in questo discorso un po' semplificato che sto facendo, che bp greco 2 e bp greco 1 siano uguali. D'accordo? Quindi da qua io ricavo che bp greco 1 e bp greco 2 sono uguali. Quindi io questo termine lo posso scrivere come meno g con m 2 per b pi greco 1 per r con 1. Ma b pi greco 1 e io lo so scrivere facilmente in funzione della resistenza di in funzione di B-signal, perché è il partitore sulle resistenze. Quindi questo qua non è altro che meno G con M2 per R con L per R di greco 1 diviso R di greco 1 più R-signal per B-signal. Quindi questo guadagno di tensione non è altro che meno, se guardate bene questa è la resistenza di ingresso di tutto lo stadio, la R pi greco 1, la posso scrivere così. Notando che g con m1 e g con m2 erano uguali, quindi lo chiamo direttamente g con m, la r pi greco 1 non è altro che la resistenza di ingresso di tutto lo stadio, quindi la posso scrivere r con i. Che cosa ho ottenuto? Chi vi ricorda questo guadagno? Questo qua è il praticamente il guadagno dell'emettitore comune o anche della base comune, cioè era venuto la stessa diciamo espressione. Quindi l'amplificatore guadagna come un emettitore comune. Qual è però la sostanza di tutto il discorso? Guardate, noi abbiamo trovato che bp greco 1 e bp greco 2 sono uguali, ma questo che cosa vuol dire? Bp greco 1 è la VBE, cioè la tensione all'ingresso dell'emettitore comune. Bp greco 2 è ancora la VBE dell'altro amplificatore. Quindi che cosa sto dicendo io? Sto dicendo che la tensione in uscita all'emettitore comune e in ingresso all'emettitore comune sono uguali. Cioè io ho costretto con questa rete l'emettitore comune ad avere guadagno unitario. Quindi tutto il guadagno a me mi viene da questo stadio qua, ma l'emettitore comune io l'ho forzato a guadagnare 1. Perché questo mi è utile per la risposta in frequenza? Perché io so che quando vado a considerare la capacità che sta qua, quella io lo devo moltiplicare per il guadagno dell'emettitore comune. Ma se l'emettitore comune io l'ho fatto guadagnare 1, la capacità per l'effetto Miller non la devo moltiplicare per niente. Quindi non ho l'effetto Miller nella risposta a alte frequenze e c'ho un amplificatore che ha il guadagno e la banda più larga. Ok? Quindi il diciamo, principio di funzionamento del cascode qual è?
è quello di avere lo stadio a emettitore comune a guadagno unitario. Questo fa sì che quando io adesso vado a metterci pure le capacità in questo modello, quando vado ad applicare Miller per sdoppiare la capacità dell'emettitore comune, quello lo moltiplico per 1. E quindi diciamo di ho notevolmente abbassato l'effetto di Miller. Quindi l'espressione del guadagno di tensione è quella comune, sia alla base comune che all'emettitore comune. Quindi l'amplificatore ha sicuramente un guadagno di tensione. La cosa importante è che però ce l'ha con il primo stadio che ha questo guadagno praticamente unitario, quello che metto in veloce. Questo che significa? Che adesso io vado ad aggiungere le capacità per vedere come si comporta questo circuito alle alte frequenze, questo diciamo mi porta a questo vantaggio in termini di effetto Miller. Quindi per studiare l'alta frequenza io a questo circuito ci devo andare a mettere le capacità. Le capacità dove stanno? Tra base ed emettitore. Ciò da CP1. Tra base e connettore ho la C1. Tra base ed emettitore ho la CY2. Tra base e collettore, quindi tutta qua, ho la CV2. La base comune, l'effetto Miller non ce l'ha, perché una capacità sta tra base emettitore, una sta tra base e collettore, ma essendo la base a massa, sta tra collettore e massa. Quindi questo qua non ha nessun problema. Quindi voi ottenete questo schema. Quando avete ottenuto questo schema qua, questa capacità che vi dà fastidio qua, voi la dividete in due parti con il teorema di Miller, sapendo però che G/M per le resistenze, cioè il rapporto tra Vp-2, che è la tensione che sta ai capi di questa, diviso Vp-1, vale 1. Quindi il K è 1. In meno 1, no? Se considerate il verso. Quindi voi alla fine, per determinare le costanti di tempo, ottenete un circuito che è fatto così. Qua possiamo adesso anche chiamarle, vabbè, se dobbiamo metterci i piedi, qui ci avete CY1, qui ci avete la C 1 moltiplicato per 2, 1 più 1. Di qua ci avete la CY2, la CY2, la RY2. Questa qua è la B di greco.
Quindi a questo punto è abbastanza semplice con il metodo delle costanti di tempo andare a determinare le resistenze viste ai capi delle singole cavità. Là non si tratta altro che trovare i vari prodotti R per C. La cosa che vi dovete ricordare, che poi diciamo noi a esercitazione che cosa faremo? Partiamo da un emettitore comune. Voi vi trovate il guadagno e, la frequenza, e le frequenze FL e FH dell'emettitore comune. Vedrete che avete una frequenza H piuttosto bassa. Allora, realizziamo un cascode che abbia lo stesso punto di lavoro dell'emettitore comune, quindi i parametri restano inalterati. Quindi voi realizzate un amplificatore di questo tipo, verifichiamo che il punto di lavoro sia lo stesso, andiamo a calcolare in questo caso il guadagno, che coinciderà con il guadagno più o meno che avrete, e la nuova FH, che vedrete che è aumentata di molto rispetto al caso precedente. Quindi questo è quello che dovete fare. La cosa fondamentale che invece dovete acquisire è questo, cioè questo stadio lavora non tanto perché sparisce l'effetto Miller, ma perché si fa lavorare lo stadio che ha l'effetto Miller con il guadagno più basso possibile. Quindi il guadagno lo fornisce questo stadio qua che sta sopra, ok? E in questo modo noi riusciamo ad ampliare la banda dell'amplificatore. Come vi dicevo, questo è uno dei circuiti, poi se vi date un'occhiata al libro ne trovate un certo numero di circuiti che a partire dalla connessione di emettitori comuni, collettori comuni, eccetera, in varie configurazioni, vi danno comunque questo stesso tipo di risultato, quindi un amplificatore a banda